l'ordine dei colori determina poi la, lo schema cromatico dell'artista. Sono le terre che sono i pigmenti naturali più antichi, più semplici. Bello, no? Quello che diceva Max Ernst quando, raccontando giustamente il modo nel quale eseguiva le sue opere, invece di dire che era l'autore delle opere, diceva sono il testimone. Idea del dato visibile sorto miracolosamente, per così dire, attraverso il sogno. Ah, ecco, sono qua. Il gatto era sorto dagli schizzi che dovevano conservare quella freschezza, però in questo caso, viste le posenti dimensioni del telaio, doveva essere travasato nel senso del grande formato, pur conservandone quell'intimità consone con lo spazio che non è monumentale, bensì trascendente. E questo, forse lo faremo così. Sicuramente così. Qua ci sono due possibilità, il gatto può essere enorme, credo che sarà la possibilità 1, o può essere molto piccolo e ridotto dallo spazio. Se fosse molto piccolo, sarebbe molto più vicino al quadro di ispirazione di quest'opera, che è quello della lite dei gatti, mentre invece credo sia più interessante farlo molto grande, come infatti l'avevo immaginato, un quadro con un gatto gigantesco.